Da un accoltellamento ad Agrigento alle bancarelle di San Calogero ad un secondo caso di meningite a Lampedusa. Cronaca del fine settimana, il servizio. Ad Agrigento, in piazzale Ugo La Malfa, tra le bancarelle al lavoro durante la festa di San Calogero, un gruppo di 3 ragazzi avrebbe poco apprezzato il panino preparato da un venditore ambulante. Hanno protestato, poi uno dei 3 ha impugnato un coltellino e si è scagliato contro il commerciante. L'uomo è stato ferito da un fendente alla faccia ed è stato soccorso in ospedale. La madre è intervenuta in difesa del figlio ed è stata ferita ad una mano. A Montallegro i carabinieri hanno arrestato Calogero Gabriele Lentini, 31 anni, sorpreso a casa sua in possesso di una piantagione di canapa indiana, sequestrate una decina di piante, anche più di un metro, e circa 100 grammi di marijuana già essiccata e fiutata dai cani antidroga. A Palma di Montechiaro, in via 4 novembre, a una donna che ha appena incassato la pensione alla posta è stata strappata la borsa con dentro 520 euro e una collana d'oro da 2 ragazzi in strada a piedi. Lei è caduta a terra ed è stata medicata al pronto soccorso. A Favara i carabinieri hanno arrestato Roberto Romeo, 33 anni, di Porto Empedocle, sorpreso girovagante in possesso di 42 munizioni, tra cui una da guerra e altre 18 modificate artigianalmente. Romeo, già sorvegliato speciale, è ristretto ai domiciliari a Favara. A Porto Empedocle i poliziotti, capitanati da Cesare Castelli, hanno denunciato alla procura un 40enne che ha picchiato l'ex moglie in causa di separazione. È il nuovo compagno di lei. Lui ha sorpreso la coppia a casa della figlia e si è scatenato lo scontro. Lei è stata soccorsa in ospedale. Ancora a Porto Empedocle la polizia ha denunciato alla procura 2 empedoclini di 32 e 27 anni, FA e CC. Risponderanno di molestie e ingiurie perché avrebbero perseguitato con telefonate anonime un loro compaesano. Ad Agrigento, a San Leone, in via delle Rose Gialle, nei pressi di Viale dei Giardini, carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti allarmati da una coppia di 70enni agrigentini che hanno ospitato per alcuni giorni 2 donne della Bulgaria, madre e figlia, che, anziché pochi giorni, hanno occupato l'appartamento disconoscendo i proprietari, tanto che i vigili sono stati costretti a forzare la porta d'ingresso. A Campobello di Licata, in contrada Gessi, i carabinieri hanno arrestato ai domiciliari Salvatore Savarino, 45 anni, perché ha allacciato furtivamente casa sua alla rete elettrica pubblica. A Lampedusa, dopo il primo caso dell'emigrante del Mali, sbarcato l'11 giugno e poi ospite a Villa Sicania Siculiana, è stato accertato un secondo caso di meningite. Si tratta di una donna del Centro Africa, approdata lo scorso fine settimana e poi trasferita nel centro d'accoglienza dell'isola. L'immigrata è stata ricoverata a Palermo ed è sotto osservazione. A Lampedusa si procede alla profilassi tra gli operatori e alla disinfestazione del centro in contrada Imbriacola. Ed è stato identificato il presunto aggressore del commerciante ambulante ad Agrigento in piazzale Ugo La Malfa, colpito con un coltello perché colpevole di avere preparato un panino poco gradito dall'avventore. Si tratta di un minorenne di 17 anni di Favara che è stato denunciato dai carabinieri alla procura per i minorenni di Palermo. Il 17enne risponderà di aggressione e lesioni lievi.